Una ferita aperta che finalmente, dopo tanti anni, sta per essere rimarginata. Il commerciante Nino Miceli, che all'inizio degli anni 90 Gela denunciò i suoi estorsori facendoli arrestare e condannare, riceverà la cittadinanza onoraria. Quello che non ha fatto l'ex sindaco Rosario Crocetta, attuale governatore della Sicilia, lo sta facendo Domenico Messinese. Il primo cittadino, infatti, ha inoltrato richiesta alla presidenza del Consiglio Comunale. Non soltanto per Miceli, la cittadinanza onoraria sarà assegnata anche all'attuale comandante dei carabinieri di Agrigento, Mario Mettifuoco, già comandante della compagnia di Gela negli anni di piombo, e all'imprenditore Salvatore Moncada, che nel 2004 decise di denunciare chi gli aveva chiesto il pizzo mentre stava realizzando un impianto di pubblica illuminazione a Manfria a seguito di un appalto pubblico bandito dal comune. Crocetta, allora sindaco di Gela nel 2007, dunque 10 anni addietro, aveva pubblicamente detto che avrebbe assegnato la cittadinanza onoraria a Miceli. Solo parole. Io non mi sento neanche di stare lì a polemizzare, è l'ennesima dimostrazione di come spesso e volentieri nella vita le parole non corrispondono poi ai fatti, non corrispondono al sentire interiore di un soggetto. Miceli ha preso la notizia della richiesta della cittadinanza onoraria questa mattina. C'è veramente molta emozione, devo dire. Anche perché quello che Messinese sta proponendo al Consiglio è sicuramente veramente un atto di riconciliazione reale. È la storia che finalmente trova un punto come dire, di incontro tra la città e tutti i fatti che sono avvenuti nel periodo del 1990 e poi. Oltre a Miceli, come dicevamo, il sindaco ha proposto di conferire la cittadinanza onoraria anche a Mario Mettifuoco, che negli stessi anni delle denunce del commerciante agrigentino comandava il nucleo operativo e la compagnia dei carabinieri in città. Questo direi che è veramente come dire, il coronamento di tutta una serie di fatti dove non erano coinvolti solo gli imprenditori, ma dove effettivamente le forze dell'ordine, i carabinieri in particolare, hanno dato un contributo fondamentale nel riportare la legalità nella città di Gela in quel periodo. La città ha fatto enormi passi in avanti nella lotta al racket e necessitava di questo punto di chiusura che rinnegasse quello che era avvenuto per essere riuscita successivamente invece a combattere a viso aperto, devo dire, con l'istituzione dell'associazione anti-racket, con tutte le denunce che poi sono i fatti che realmente dimostrano il cambiamento di Gela.